Grazie Presidente. Sì, noi abbiamo voluto inserire all'ordine del giorno questa risoluzione per iniziare a parlare di un tema, o meglio iniziare a affrontare concretamente un tema che coinvolge elementi fondanti dell'Emilia-Romagna, della sua economia, della sua società e della sua coesione sociale, cioè il mondo della cooperazione, che è appunto una parte fondante della nostra regione e sicuramente lo riteniamo un elemento da valorizzare. Purtroppo quello che era un tratto caratteristico della nostra economia e del coinvolgimento dei lavoratori all'interno dell'economia della nostra regione, purtroppo negli ultimi anni è entrato fortemente in crisi ed è entrato in crisi. Scusate colleghi, per lavorare al meglio è necessario silenzio. Grazie. Grazie. Dicevo, è entrata fortemente in crisi sia per fattori esterni, dovuta a una crisi generale dell'economia non solo italiana ma internazionale, e che purtroppo ha influito e ha dei fattori che non dipendono nemmeno né dalla volontà né dalle competenze di questa sede, sono altre competenze e altre volontà che hanno determinato la crisi che purtroppo da anni attanaglia l'Europa, ma ci sono anche secondo noi dei fattori interni che hanno portato a questa situazione di crisi per cui molto spesso purtroppo ci troviamo ex lavoratori delle cooperative, ex soci prestatori delle cooperative a manifestare anche fuori da questa sede chiedendo chiaramente tutele e aiuto da parte della Regione. E i fattori interni sostanzialmente possono essere individuati in alcune cause fondamentali che sono: un aumento della distanza tra i vertici delle cooperative, soprattutto delle grandi cooperative, e il personale, chiamiamolo personale dipendente perché è del tutto assimilabile ormai al qualsiasi personale dipendente di una qualsiasi azienda o forma societaria diversa da quella della cooperazione, da una democraticità interna alla cooperazione ormai quasi solo fittizia, tant'è che i ricambi delle dirigenze molto spesso non vengono fatti attraverso quelli che dovrebbero essere i sistemi democratici che dovrebbero caratterizzare anche le cooperative, soprattutto le cooperative, i criteri di rotazione che le dovrebbero caratterizzare. Peccato che questi criteri di rotazione, anziché avvenire all'interno delle cooperative stesse, purtroppo molto spesso avvengono tra mondo della politica e delle amministrazioni e le dirigenze delle cooperative. Quindi, secondo noi ci sono degli ambiti ben precisi su cui andare ad agire. Un ambito preciso è appunto quello delle cosiddette porte girevoli. Secondo noi ci deve essere una netta definizione e una distanza temporale, mettiamola così, tra quelle che sono le dirigenze delle cooperative e le dirigenze politiche e amministrative, perché altrimenti si crea quella commistione, quella dipendenza reciproca per cui non si può mantenere quello che è secondo noi un equilibrio tra i due mondi. Un nuovo modello di cooperazione per riportare appunto i principi fondanti di quello che è l'articolo 45 della Costituzione, che ha istituito la cooperazione proprio per coinvolgere i cittadini all'interno del proprio sviluppo economico e anche sociale, perché comunque la cooperazione è anche uno strumento di coesione sociale, perché responsabilizzando e rendendo partecipe il lavoratore all'interno della vita della propria impresa, chiaramente lo si rende anche più coeso rispetto a quelle che sono le decisioni e le politiche per il miglioramento dello stato di ogni lavoratore e della salute economica dell'impresa e di conseguenza anche del territorio. Un limite nel divario retributivo: secondo noi non è più accettabile al giorno d'oggi che ci sia questa forbice così elevata tra quelli che sono alcuni grandi dirigenti, alcuni stipendi di grandi dirigenti e la base lavorativa. Secondo noi va messo un limite a questo divario per ricreare quella condizione di giustizia sociale ed economica. Legato anche alla questione delle retribuzioni c'è anche la questione legata, secondo noi, alla esternalizzazione dei servizi. Mi rivolgo specialmente ai servizi educativi e servizi socioassistenziali, che sono, nei quali è molto diffusa lo strumento della cooperazione, e che affidando, essendo a queste cooperative, essendo affidato molto spesso
una funzione pubblica, perché se parliamo di servizi educativi e parliamo di servizi socioassistenziali, sociosanitari, comunque è una funzione pubblica da parte delle amministrazioni, secondo noi si crea un ulteriore dislivello, disuguaglianza, cioè quello esistente tra i lavoratori nel settore pubblico e i lavoratori nel settore della cooperazione, che purtroppo, come ci è arrivata oggi risposta ad una delle nostre interrogazioni, è vero che non è di competenza della Regione Emilia-Romagna la contrattazione nazionale, ma è anche vero che comunque la Regione Emilia-Romagna, oltre ad avere una rappresentanza politica importante anche in conferenza Stato-Regioni e quindi a livello nazionale, però potrebbe agire cercando di regolare o dare degli indirizzi, delle linee guida per far sì che queste disuguaglianze vengano attenuate, quantomeno quando si parla di affidamento di servizi o di esternalizzazione dei servizi che riguardano appunto l'educazione o i servizi socioassistenziali. Sostanzialmente noi vogliamo con questa risoluzione appunto dare così una sorta di cambio di rotta a quello che è secondo noi il trend negativo che purtroppo ha subito la nostra cooperazione negli ultimi anni. Auspichiamo che voglia essere presa seriamente in considerazione la nostra proposta, che si voglia dare un segno concreto al mondo della cooperazione, soprattutto ai tanti lavoratori, ai tanti soci prestatori che oggi si trovano veramente in condizione di difficoltà e di disagio. Abbiamo alcune province della nostra regione particolarmente colpite, oltre che dai crack finanziari e bancari, anche dai crack delle cooperative. Direi che è ora veramente di dare un aiuto concreto, non solo a parole, indirizzando in maniera netta questa giunta verso una strada determinata e che sia volta veramente a rivoluzionare il mondo, perché secondo noi vanno ripresi i principi cardine, saldi, però rivoluzionando il sistema.